ci sono molti rapporti tra generazioni diverse. Intanto c'è quello tra la professoressa e la giovane dottoressa. La giovane dottoressa ha una quindicina d'anni meno di lei e 15 anni rappresentano già uno scarto generazionale abbastanza forte. Poi c'è il rapporto tra madre e figlia, poi c'è il rapporto con il commissario che ha qualche anno meno di lei e poi ci sono rapporti con altre persone che intervengono nella storia di età molto diverse. Per esempio c'è una anziana, una vecchia, perché ripeto la parola anziana non mi piace, che ha più di 90 anni, quindi il termine vecchio si può usare, che è legata al medico e alla quale il medico è legato con un affetto che esula dalle prestazioni professionali. E quindi il dialogo nel mio libro tra le generazioni c'è, purtroppo nella vita reale non c'è molto perché molte volte le persone più adulte dimenticano quelle che sono state le pulsioni, i disagi, le ribellioni della giovinezza e d'altra parte però anche i giovani tendono a vedere chi ha 15-20 anni più di loro come delle persone aliene che vengono da un altro pianeta. Non li attribuiscono, forse perché gli altri non li fanno vedere, non gli attribuiscono quei sentimenti che loro stessi provano. Pensando, e non pensano che li abbiano provati. Scrivo i soggetti e poi gli sceneggiatori li sviluppano e poi naturalmente si fa la realizzazione. Sono due lavori molto diversi. Nello scrivere un romanzo, una serie di racconti, l'autore è libero e indipendente, il prodotto finale è opera al 99% sua. Ci possono essere degli interventi, anzi ci sono sempre degli interventi di editing, ma se non sono interventi stravolgenti, il prodotto finale è opera dell'autore. Mentre invece per la televisione ci sono degli interventi abbastanza significativi da parte sia dei funzionari preposti alla fiction nelle varie reti televisive e sia da parte dei produttori. Ma sicuramente un modo per dare voce, sì, perché in qualche modo si raccontano storie che li toccano. Quanto però questo dare voce poi influisca sul cambiamento, questo non lo so, anche perché l'Italia è un paese che legge poco. Arriva molto di più un messaggio che passa attraverso la televisione. Questo può essere in grado, sì, di influenzare i comportamenti, anche attraverso il cinema, anche se il cinema oggi è meno vitale di quanto non fosse una volta. Direi che è una persona lucida, è una persona anche consapevole della sua situazione, quindi dei suoi obblighi, però è anche soggetta, come tutti, a commozioni, a interessi, a sbandamenti, diciamo. Il problema è se poi sa arginarli o se vuole arginarli o meno.